Napoli, Fiorentina, giorno dopo 3-0, Supercoppa, tutto bello, gli spettatori. Avete visto gli spettatori? Ma avete notato una cosa? Avete notato una cosa ieri sera? Allora, prima di parlarne, ovviamente questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, del mondo, dell'universo, del pentaverso, del multiverso, dell'estraverso, del tuttoverso. Quindi iscrizione se non siete già iscritti. Ragazzi, non dimenticate il mi piace, che è importante, commentate, campanella, ma il mi piace. Fatelo ora perché dopo ve lo dimenticate. Calcio è una grande passione, il nuovo canale sta andando benissimo, a tutti piacciono queste situazioni storiche, i racconti storici delle grandi rivalità, delle grandi partite. Ieri ho fatto Milan-Juventus Coppa Campioni, vi ricordate? 2003 avevo fatto Roma-Liverpool, sempre sulle partite storiche, mentre ci sono le rivalità storiche, ce n'è già tante, ma ne faremo di rivalità italiane fra i vari, vari tifoserie. Questo è calcio, una grande passione. Dopo c'è tennis, lo sport, quiz, se volete iscrivervi. Detto questo, vai a Riyadh per vendere, si dice, il prodotto italiano. No, così non lo vendi, così veramente fai più male che altro, perché ieri l'abbiamo visto tutte queste fuochi d'artificio, tutte queste preparazioni, gioco di luci, dove però guardi uno stadio vuoto ed è brutto, brutto. Sapete quanto i ragazzi al mondo, nel mondo, in questo momento stanno guardando gli highlights della partita e quello che vedono, il pugno nell'occhio, è quello là dello stadio vuoto, perché Napoli e Fiorentina hanno fatto anche una bella partita. Adesso aspetti, parlerò dell'aspetto tecnico, ovviamente, specialmente del Napoli, perché si sta svegliando, ma l'avevo detto già la scorsa settimana. Detto questo, però, così non si fa avanti, così non si va avanti. Il calcio è uno spettacolo, dovete mettere al primo posto lo spettacolo, tutto quello che fa bene allo spettacolo porta soldi. Queste cose le insegnano in America. In America, da noi si parla di soldi, plusvalenze contro plusvalenze, non lo so, minusvalenze, oppure parametro zero, oppure i ragazzini, ma tutti ormai parlano di questo, parlano, ma 100 milioni, 70 milioni, 90 milioni, questa è già una cosa. E dopo si parla di arbitri in Italia, la VAR, l'Intervar, la VAR, la Marotta Lega. Parliamo sempre di queste cose e non dello spettacolo. In America si sognano di parlare di soldi, anzi di soldi parlano, ma durante il draft, quando devono comprare e vendere, dopo basta, dopo finisce là, chi se ne frega. E degli arbitri loro non parlano assolutamente. Non parlano assolutamente perché sanno che rovina lo spettacolo, e invece parlano di spettacolo. Infatti il Super Bowl, perché il Super Bowl è così seguito, è l'evento televisivo più seguito al mondo? Perché gli buttano tutto dentro, tutti i grandi cantanti, i grandi attori, fanno un po' una cosa incredibile di 4-5 ore. Ovviamente la gente che dice a casa, che cosa si vede, che cosa si può vedere se non il Super Bowl che c'ha tutto là dentro? E così funziona. Noi invece che facciamo? Prendiamo il prodotto calcio e lo mandiamo a Riyadh a fare questa figuraccia. Ma per che cosa? Quanti soldi vi sono potuti entrare? Cioè, riempi lo stadio di Napoli, te ne entrano 4 milioni, 3 milioni, riempi lo stadio di Milano, ti entrano 5 milioni, perché se queste partite le fai prima che inizia il campionato, quando la gente ha voglia di vedere partite vere, non amichevoli, allora le fai prima e riempi gli stadi, è come se li riempi, e non solo, anche per i tifosi stessi, perché il tifoso, signori miei, io adesso incomincio ad avere un po' più, sempre più considerazione degli ultra. Cioè gli ultra si fanno i viaggi, che adesso sei di Napoli, te ne vai a Genova, te ne vai a Milano, te ne vai a Roma, te ne vai a Udine, caccia moneta, spendi soldi, tempo, energie per seguire la tua squadra. A tutti piace vedere lo spicchio dei propri tifosi in trasferta che fanno gol, a tutti piace, questo lo fanno gli ultra. Ma gli puoi dire agli ultra di andare a Riyadh? Cioè devono spendere 6, 7, 8 mila euro, il ragazzo, il meccanico, l'autista può spendere 6, 7 mila euro per andare a Riyadh, è normale? No, non ci va assolutamente. Allora chi è che ci deve andare? Qualcuno che è attratto da qualcuno del luogo. Ma quelli del luogo, se gli dai Napoli-Fiorentina, ma ci vanno se ci dai, gli dai forse Inter-Milan, Milan-Juventus, Inter-Juventus? Infatti gli spagnoli sono stati fortunati con Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona, ma se fosse stata una semifinale con la spagnola Celta Vigo-Athletic Bilbao, probabilmente non ci andava lo stesso nessuno. Perché avere la presunzione che io gli porto la Serie A, ma dove, ma quando, ora con i social, tu vedi tutte le partite che vuoi, vedi quelle della Bundesliga, vedi quelle spagnole, quelle inglesi, quelle olandesi, chi se ne frega se viene la Serie A? Cioè siamo rimasti ancora ancorati a sto concetto di porto la Serie A, che dopo, scusate, ma quando mai ha funzionato?
perché siamo andati tante volte in America a fare le supercoppe, siamo andati tante volte anche in Arabia a fare le supercoppe, ma che è funzionata che cosa? Non lo so, allora a questo punto lasciatelo ai tifosi, lasciate il piacere ai tifosi di fare di vedere queste partite, che dopo anche queste semifinali, ragazzi. Ma davvero, se è così, se, quando si vende male una cosa fai più danno che altro, ti prendi quei 10 euro che ti danno, sto facendo ovviamente, ma dopo ne perdi 50, perché presenta quel prodotto in maniera diversa, fai una cosa diversa. Sapete quante volte io avevo detto, adesso lo fanno, la finale di Coppa Italia, di Coppa UEFA, dovrebbe essere una finale unica, con tutto uno spettacolo attorno, ora si fanno queste cose, io le dicevo 20 anni fa. Ma ci vuole tanto a capirle queste cose, che cose del genere ti appesantiscono. Adesso avremo una classifica bruttissima, avremo una classifica, chi è prima, la Juventus o l'Inter, chi è quarta, la Roma o la Lazio, chi è terzo, no perché sarà il Milan, chi è sesta, l'Atalanta o la, che ne so, la Lazio, cioè ragazzi... Il Napoli, a proposito, questo sfogo, proprio una cosa, neanche sfogo, è una cosa davanti agli occhi di tutti, ne parlano tutti ormai di questa cosa qua, cioè fai una partita del genere allo stadio vuoto, è proprio brutta a vedersi, poi è un autogol, stai dando un'immagine brutta del calcio italiano, non bella, ma brutta, è come se la Serie A fosse l'ultima cosa al mondo, è meritata, non ci dovevamo andare, punto. Detto questo, il Napoli si sta svegliando, Mazzarri, l'hai capito, adesso che dovevi dimenticare Spalletti, è chiaro. Ormai è di tutto punto, non si doveva neanche parlare più con i giocatori, giocate come dico io, si fa come dico io, l'allenatore sono io, mi prendo la responsabilità io, ma si gioca in questa maniera, è questo che vogliono sentirsi dire i giocatori. E dopo là dentro al Napoli troppe persone hanno ancora cose da risolvere con la società, secondo me, e c'è chi se ne vuole andare, chi vuole un contratto migliore, chi vuole questo, chi vuole quell'altro, e questo c'entra poco Mazzarri, c'è la società che deve risolvere queste cose, è inutile, non hai molto da fare, non hai molti margini, però un Napoli che si sta svegliando, è un Napoli che si sta svegliando e va bene, manca Osimhen, attenzione perché comunque quando torna Osimhen, l'attaccante c'è. L'attaccante forte ce l'hanno e là qualche golletto in più te lo riesce a fare. Io il Napoli già questa vittoria e la vittoria all'ultimo minuto l'altra volta viene spinto verso il quarto posto, perché il quarto posto è una lotta forte, Inter, Milan e Juve sono già in Champions dell'anno prossimo, il quarto posto è abbastanza una lotta abbastanza serrata fra Lazio, Roma adesso con De Rossi, l'Atalanta e la Bologna, no, ma adesso anche la Fiorentina sto togliendo, il Napoli, io queste quattro incomincio a pensare che possano essere, però per un posto solo o magari per due se vanno molto 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 avanti nelle coppe. Attenzione, il Napoli, a Napoli-Barcellona, non crediate che il Barcellona sia così il Barcellona di una volta, è un Barcellona abbastanza scarsetto, è un Barcellona che ne ha preso 4 dal Real Madrid come niente, non la butterei proprio a mare la Champions, se ne parla poco quando si parla di Napoli, però il Napoli può andare avanti in Champions e chissà che succede, se ti torna Osimhen in forma, se prendono una nuova forma di squadra, una nuova quadra di squadra, io ci credo molto a questa squadra, incomincio a credere, no molto no, però qualcosa ci incomincio a credere dopo tutto quello che è successo con Garcia. E adesso andiamoci a vedere stasera la partita, dopo sarà la finale lunedì, è tutto bello, cioè per vincere una coppa, o proprio una coppa, diciamoci la verità, la Supercoppa questa è una cosa che si doveva giocare a inizio stagione, è là la Supercoppa ha senso, perché così metti una Supercoppa in bacheca, va bene, che dopo scusate ma se la vince chi non ha vinto il campionato e chi non ha vinto la Coppa Italia, ma che Supercoppa è? Boh, ma che ne so, anzi è meglio che arrivino Napoli e Inter, almeno danno un senso, e l'anno prossimo spero che la Supercoppa sia completamente diversa, si giochi in Italia, si giochi a prima del campionato, a dove vuoi, a Milano, a Roma, alla squadra, a Torino, ovunque, basta che riempi lo stadio, perché il pubblico è parte dello spettacolo, è la cosa anzi più importante dello spettacolo, è la cosa più importante dello spettacolo, il pubblico, i colori, tutto quello che si vuole, no, ci hanno fatto giocare là, ma ieri è stato un pugno nell'occhio per tutti, per tutti. Questo vuol dire che anche i sauditi già di calcio ne vedono tanto, sono secondo me saturi, perché quelli stanno spingendo.
Si doveva capire sta cosa. Vabbè, è stata fatta, però non so cosa ne pensate voi. Ragazzi, calcio è una grande passione, veramente bello. Oggi parleremo di un'altra rivalità storica e probabilmente di un'altra partita storica. Sto mettendo cose su cose che piacciono, quindi seguiteci su Calcio è una grande passione, non ve ne pentirete. Seguiteci su Calcio è una grande passione, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.